La regione Piemonte sostiene la fabbrica di carta e anche naturalmente il centro culturale fabbrica di Villa d'Ossola. Beh, tanto c'è un teatro che ha una lunga tradizione, quindi con cui noi lavoriamo molto. E poi naturalmente dove si parla di libri e si parla anche di editoria piemontese, noi non possiamo che essere presenti in quanto siamo sostenitori sia di azioni di promozione della lettura sia degli editori piemontesi, e queste fiere naturalmente fanno bene alla nostra editoria. Ecco, la capacità di emozionarsi sempre anche di fronte a una foto. Assolutamente. È un altro aspetto del suo lavoro che lei ama. Sì, direi che in particolar modo mi stupisco sempre, nonostante i miei 30 e passa anni di attività. Sono una persona che continuamente si stupisce di quello che scopre e nulla per me è scontato. Questa è una qualità sicuramente che mi appartiene. Al via la 20ª edizione della fabbrica di carta, una bella vetrina per Villa d'Ossola. Ma sicuramente uno degli eventi più importanti a livello culturale, ma non solo, durante l'anno. 20 anni, come compie anche 20 anni il centro culturale della fabbrica. 20 anni non li dimostra, possiamo dire, perché in questi anni abbiamo visto questa manifestazione crescere di anno in anno, ma soprattutto credo che la cosa più importante sia anche l'entusiasmo che circonda questo tipo di manifestazione, dai volontari agli organizzatori. Ogni anno partono veramente con grande entusiasmo per organizzare questa manifestazione, che ha una partecipazione di pubblico non indifferente, quindi questo bisogna dare sicuramente atto, che al di là dell'aspetto culturale dell'evento ha anche, se vogliamo, un aspetto turistico, perché coinvolge a Villa d'Ossola un numero non indifferente di persone che ogni anno vengono a visitare il centro culturale, la fabbrica, ma soprattutto la fabbrica di carta. Quest'anno è stato scelto, a mio avviso, anche un tema molto interessante: dare spazio alla fotografia, cioè delle immagini bellissime che parlano da sole, e credo che sarà un bel ventennale, come tra l'altro posso anticipare che a settembre andremo a celebrare invece il ventennale del centro culturale della fabbrica, che ha iniziato l'attività il 29 settembre del 1997.